Buongiorno ragazzi e benvenuti di nuovo a questo video su Action. Questo nuovo video parlerà di un elemento molto semplice. Spero quindi che il video sia oltretutto corto, anzi molto corto. Ok, quello di cui parleremo sono i radio button, come utilizzarli al meglio all'interno di Action. Allora, purtroppo su certi aspetti Action 8 ancora non è, come dire, veramente evoluto come altri competitor che sono più orientati ovviamente al design, come ad esempio Sketch o Vision Studio, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere subito come fare questa cosa. Allora, facciamo il drag and drop dell'elemento radio, ok, all'interno della nostra pagina. Solitamente i radio button funzionano in gruppi, cioè quando si abilita uno si dovrebbe disabilitare l'altro perché sono scelte univoche. Ok, su una lista. Se l'elemento 1, problemi di disortografia, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Ok. Ovviamente questi essendo elementi singoli, quando andiamo a utilizzarli, andiamo in preview, ovviamente ognuno sarà indipendente dall'altro, quindi tutti ovviamente andranno in funzione on, quindi si accenderanno. Ma Action ci viene in aiuto facilmente facendo un semplice accorgimento, che è quello di creare un gruppo, cioè andiamo a selezionare tutti gli elementi del gruppo, gli diamo un nome, ad esempio radio group 1, ok? Quindi tutti gli elementi all'interno di questo gruppo andranno a funzionare come dovrebbero funzionare tutti i radio button, ovvero alla selezione di un elemento gli altri si deselezionano. Ok? E infatti se andiamo a vedere elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Figo, no? Molto semplice. Il problema è 1, che come la maggior parte di questi elementi standard di Action non possono essere customizzati, ovvero voi non potrete mai cambiare, diciamo, l'aspetto di questi radio button. Potete cambiare ovviamente lo stile del font, potete mettere quello che volete, ovviamente. Anche se andiamo proprio nello style, abbiamo una lista di stili che si possono applicare all'elemento, ma come già vedrete qua, facendo anche, diciamo, lo switch tra un elemento e l'altro, cambia il font, ma non cambia nulla per quanto concerne appunto il radio button in sé, cioè l'elemento grafico, diciamo, del radio button. Questo perché appunto purtroppo questi elementi di default, essendo comunque ovviamente stati pensati per un wireframing, quindi per fare wireframe, comunque non si pensa all'aspetto grafico, ma bensì all'aspetto funzionale, che ovviamente ci sta, voglio dire. Si potrebbe ovviare a questa cosa in maniera molto semplice, vi mostro subito come. Allora, andiamo a creare il nostro radio button disegnandocelo, ok? Voglio che sia 20 pixel, voglio che il border sia grosso così. Ovviamente qua appunto non abbiamo un riferimento, diciamo, numerico, 2, 3, 4, 5 pixel. Questo è un altro elemento che spero in Action 9 cambierà, perché veramente mi sono rotto le balle di utilizzare sempre le stesse grandezze di bordi. Ok, su Action vado a cambiare il colore, gli metto sempre il mio blu. Ok, quindi questa è la base. Ok, da questo ci creo subito un Dynamic Panel. Ok. Panel stato 1 lo chiamiamo off, vado a duplicare con uno stato on, ok, entro all'interno dello stato on, qua andiamo a fare un attimo, insomma, non ci capisco niente, e l'on per me del radio button sarà questo. Allora facciamo così, più o meno, oh, eccolo qua. Colore interno lo mettiamo sempre blu, togliamo il maledettissimo border, ok, e questo è lo stato on, ok. Mettiamo una semplice proprietà,
Quindi on click, set panel state, di che cosa? Di questo widget su on. Anzi, sì, su on, perché in realtà essendo un dynamic panel, cioè essendo, scusate, un radio button, ovviamente non c'è uno stato off, a meno che ovviamente non sia il primo caricamento della pagina. Animate va anche niente. E va benissimo così. Ok, qua ci possiamo abbinare anche una label, quindi andiamo a simulare più o meno quello che abbiamo dall'altra parte. Roboto, che adoro questo font, 14, sì, va benissimo, non stiamo a dilungarci troppo. Allora, questo lo dynamic panel, quindi il nostro radio lo chiamiamo radio 1. Andiamo a questa la chiamiamo label 1, ok? Allora, questo possiamo mettere una proprietà al selected, possiamo mettere ad esempio bold, giusto per farla veloce, ok? Quindi questo è il nostro primo elemento. La raggruppiamo come radio 1, ancora come gruppo, andiamo a duplicarlo, andiamo subito a cambiare i nomi, adesso si chiama Radio 2, adesso si chiama Radio 3, anche all'interno andiamo a cambiare gli altri nomi, questa Radio 2, e questo, all'interno di questo abbiamo la Radio. Ok, ovviamente a questo punto non ci vengono in aiuto i gruppi, nel senso che purtroppo non c'è modo di replicare semplicemente come abbiamo fatto prima sugli elementi standard di Azure la stessa cosa. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a selezionare il primo radio e mettiamo on click, ok, set this to on and set panel state di che cosa? Di radio 2 e 3 in off, in automatico lo mette già in off, ovviamente va benissimo. Stessa cosa dobbiamo fare per tutti gli altri radio, ovviamente. Andiamo su radio 2, on click, set this to on e set panel state di che cosa? Del 3 e dell'1, sempre to off. Ok, stessa cosa la facciamo su radio 3, ok. Andiamo a replicare set panel state del 2 e dell'1 su off. Ok, perfetto. Quindi l'unico modo per replicare lo stesso comportamento è tutte le volte andare a abilitare e disabilitare i vari radio button che abbiamo creato. Ok, anche questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile in qualche modo. E mi raccomando, condividete. E cliccate sul pollicione e mi raccomando iscrivetevi al canale, soprattutto, importantissimo. Ciao!